Il cane di Terranova, grande bagnino dalla struttura imponente e dal cuore d'oro, è sicuramente uno dei cani più conosciuti e amati nel mondo. La sua abilità nel nuoto e la sua attitudine naturale al salvataggio hanno stimolato la fantasia popolare fino a creare sul suo conto bellissime leggende. Anche se non siamo certissimi delle sue origini, sappiamo bene chi è il Terranova oggi. Un cane dolcissimo ed affidabile, grande bagnino, ma anche buon guardiano, pronto ad apprendere e felice di compiacere il padrone. Gli unici limiti sono rappresentati dalla sua grande mole. Un cane di 65 kg non è l'ideale in un mini appartamento e il suo possesso è riservato a chi dispone almeno di un giardinetto. In realtà lui ha un bisogno di moto sicuramente inferiore a quello di cani comunemente definiti da compagnia. Ama molto poltrire e rilassarsi stile tappeto. Certamente, quando ha voglia di muoversi, bisogna dargli la possibilità di muoversi in grande. Un Terranova può vivere felice anche in campagna, ma il mare è il suo elemento naturale e in nessun altro ambiente dimostra di sentirsi altrettanto a suo agio. Da orsacchiotto tranquillo e pacioso, quando vede il mare, il Terranova si trasforma in un animale vigile, pieno di vibrante energia e pronto a scattare. Se si può nuotare, bene. Se si può salvare qualcuno, benissimo. E questo non vale solo per i cani addestrati. Quello al salvataggio è un istinto innato in questa razza. Il Terranova è un cane ben proporzionato, che colpisce per la forza e la grande attività. Tutta l'ossatura è massiccia, ma non dà l'impressione di pesantezza e inattività. È nobile, maestoso e possente. È un grande cane da tiro e da acqua che possiede l'istinto al salvataggio ed è anche un compagno devoto, straordinariamente dolce e di natura docile. Certamente è dolce e tenero, affidabile con i bambini e gli anziani, ma ciò non significa che un bambino o un anziano siano in grado di governarlo, specie quando è ancora un cucciolone. Il cane giovane non si rende conto di avere una forza erculea, quindi il bambino o l'anziano che lo portano al guinzaglio potrebbero decollare. Al contrario, il cane adulto dimostra una sensibilità speciale e adatta sempre il suo passo a quello della persona che lo porta al guinzaglio. Il cucciolone è un pericolo pubblico anche quando ci corre incontro per farci le feste. Finché non viene educato, può mandare a gambe all'aria anche un adulto giovane e robusto. Il Terranova ha bisogno di sentirsi utile. Fa parte del suo bagaglio genetico. Se viene solo viziato e coccolato, non sarà mai un cane del tutto felice. Ciò non significa che dovrete per forza addestrarlo al salvataggio nautico. Lui si sentirà realizzato anche facendo la guardia alla casa o il babysitter dei vostri bambini. È importante però che abbia soddisfazioni e gratificazioni da ciò che fa. A differenza di molti uomini, il Terranova non si accontenta di vivere tranquillo. Lui vuole avere uno scopo nella vita. È indispensabile prevedere ampi spazi ombrosi, perché questo cane non sopporta il sole e il caldo, a meno che non possa bagnarsi. Lasciategli sempre molta acqua a disposizione, meglio se in un ciotolone abbastanza grande da permettergli di bagnarsi anche le zampe. Il cane non suda e può disperdere il calore solo attraverso la respirazione. Per questo ansima quando ha caldo. Il giovane Terranova, fin dal suo primo impatto con l'acqua, tende a salvare chiunque si trovi nel suo campo d'azione, compreso chi non ha alcun desiderio di essere salvato. Il Terranova è una vera simbiosi di potenza, bellezza e bontà d'animo. Richard Wagner disse di lui che possiede la natura di un gentiluomo. Lord Byron dedicò al suo Terranova Boatswain il celebre epitaffio che gli riconosceva bellezza senza vanità, forza senza insolenza, coraggio senza ferocia. Ma un cane non può essere descritto fino in fondo dalle parole, neppure da quelli dei più grandi artisti e poeti. Un cane bisogna viverlo per capirlo davvero.